Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto portare un particolare saluto agli signori Abaduzzi, discendenti dal nostro celebre Abaduzzi che stiamo ricordando oggi con questa terza giornata abaduziana. Vi vorrei citare uno per uno, il signor Francesco e Ghita. Teresa, che non, ecco là, Enrico e Paola, Aurelio, Cristina che viene, Isabella che è l'ultima che ci può parlare. Voglio un particolare ringraziamento perché la loro presenza mi fa molto piacere e altamente ci onora. Ho detto prima che questa è la terza giornata che l'Accademia dedica al ricordo del nostro Abaduzzi. Devo dire che ho detto Accademia, ma dovevo dire meglio il Centro Studi Abaduziani, che dall'Accademia è una emanazione, il quale è diretto e coordinato, come sapete, dal nostro vicepresidente, professor Sergio Foschi, che io voglio ringraziare, lui e i suoi collaboratori, per il grande impegno, la passione e i risultati fecondi che ottengono dal loro lavoro, per cui anche loro credo di averci dato un applauso. Adesso leggo qualcosa per inquadrare, diciamo così, i lavori di questa mattina. La Rubiconi Accademia di Pino Patrini, di concerto col suo centro di studi abaduziani, ha organizzato questa terza giornata allo scopo di far conoscere le opere e gli studi di Gian Cristoforo Abaduzzi e del suo tempo. Questa iniziativa, come noto, trae le origini dall'allargamento del proprio patrimonio librario verificatosi nel 1772 con il testamento, in virtù del quale l'Abaduzzi ha disposto che la sua nutritissima biblioteca, i suoi manoscritti e gli epistolari ritornassero a Serignano, sua città natale, da Roma dove erano depositati. Da allora tale patrimonio è stato accolto e rigorosamente conservato presso la nostra biblioteca accademica. L'interesse di studiosi e degli appassionati ha riguardato tali collezioni ed in particolare gli editi ed inediti in materia religiosa, di filosofia, legislazione e archeologia, nonché i sonetti, i discorsi, gli elogi e la sua incredibilmente feconda corrispondenza che, raccolta in ampi carteggi, documenta consuetudini e valorizza personaggi dei suoi tempi. Su tali carteggi si è concentrata l'attenzione di chi, come Giancarlo Donati, ha voluto ripercorrere le principali tappe della vita dell'Abaduzzi. Tali carteggi sono stati pubblicati e fatti conoscere sin dalla prima giornata del 2000 da Luciano Morelli, che ha presentato ed illustrato una nutrita corrispondenza con Corillo Olimpico. Nella seconda giornata, dall'aprile del 2001, da Gian Cristoforo Abaduzzi con la stampa e le letture delle lettere familiari e col diario abaduziano. E oggi, terza giornata, vengono rese note a cura di Giancarlo Donati, dopo la sua purtroppo dolorosa scomparsa, le rime e la bibliografia abaduziana nelle effemeride letterarie pubblicate nel terzo volume distribuito ai convenuti. Credo che tutti abbiate potuto avere questi nostri pregevoli volumi, in particolare quello appunto dedicato alla raccolta di poesie, che costituisce veramente, l'ho detto anche io all'Assemblea, lo dico che oggi, un bellissimo volume che farà la gioia di quelli che fra qualche anno hanno la fortuna di averlo avuto e per il quale voglio ringraziare la munificenza del nostro amico Valducci che è qui presente, con la quale abbiamo potuto fare questa magnifica edizione. Desidero anche ricordare che è in via di completamento la raccolta del ricco carteggio fra la Abaduzzi e l'Abate Ferri, illustre personaggio di Lungiano, che contiene interessanti riferimenti
ai nostri luoghi e che va pubblicato nel quarto volume della collana prossima primavera e sarà presentato nella giornata maduziana del prossimo anno. Questo è un impegno che affidiamo assieme ad altre cose. Speriamo. No, ci sono già in preparazione. Sì. Ora, adesso dovrei presentare i relatori dell'odierna tornata. Potrei farlo tutta una volta, ma penso che è meglio farlo una volta, così conosciamo meglio. La prima relazione sarà tenuta da Giovanna Perini, che è direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Urbino e che avrà come titolo La lapide isiaca di Bologna nel carteggio di un amico della Manuzzi. Signora Giovanna Perini è professore ordinario di storia dell'arte e, come ho detto prima, direttore del Dipartimento Storico Artistico dell'Università di Urbino. Molte delle sue numerose pubblicazioni sono il risultato di ricerche sulla letteratura artistica del Settecento in Europa ed in particolare in Italia. A lei si deve la rivalutazione dei giornali letterari 1984 e del genere epistolare. Ha studiato l'epistolare del bolognese Conte Carlo Cesare Valdasia, il lessico della sua pensina pittrice, le sue opere epigrafiche. E studiosi di Giovanni Lodovico Bianconi, non dimenticando di lei, opera di critica artistica su Caracci, Raffaello e Caravaggio. Come vedete è una giovanissima professoressa, dal breve curriculum che ho letto si vede che è una studiosa di grande valore, alla quale io faccio tanti auguri per il suo proseguo degli studi e soprattutto mi auguro anche di poterlo ancora avere fra noi gradito ospite. A lei la parola. Con molto piacere. Qua ho alla mia sinistra un cervello che mi dice, un cervello ci vuole sempre, il quale mi dice che lui ha stabilito che non bisogna parlare più di 10 minuti. No, di 20. Voleva mettere che ti valuce, ha subito. Adesso io desidero precisare che nei convegni dove ci sono più persone, gli ultimi sono sempre penalizzati. Ecco, vogliamo evitare gli ultimi non saranno i primi. Gli ultimi non saranno i primi. No, è da battuta, no. Anche Nettuno, io sono con la brava. Nettuno, grazie per l'intolleranza, ma senza un microfono sarebbe. Ah, parla di micologo, senza il microfono niente. Grazie molte anche per l'introduzione e grazie per la gioventù. Diciamo che inganno bene. Dunque, io parlerò come molti oggi di carteggi e di epigrafi, anche se non sono un epigrafista, infatti la scelta delle immagini lo dimostra, è più una scelta da storica dell'arte. Però non un carteggio in cui Amaduzzi sia direttamente coinvolto, solo che sia i due corrispondenti, che sono il fiorentino trapiantato a Roma, Giovanni Gaetano Bottari e il bolognese Luigi Crespi, sia diversi personaggi che emergono dal carteggio, sono tutti conoscenze e in alcuni casi amici di Amaduzzi, quindi diciamo che lo spirito di Amaduzzi aleggia un po' su questa vicenda. Vicenda che si impernia, se si può avviare... Grazie. No, adesso bisogna tornare alla prima, per favore. Andava bene. Ecco, ok. Dicendo che si impernia su questa lapide, la lapide isiaca, molto famosa e importante, da quello che capisco come non epigrafista, sicuramente da un punto di vista storico, perché attesta in modo inequivoco la presenza di un tempio della dea Iside, quindi non del Pantheon greco-romano, a Bologna, presumibilmente nella zona dove attualmente si trova la chiesa il complesso delle chiese di Santo Stefano. E qui vedete l'originale della lapide ricostruito e inserito come oggi, esposto alle intemperie,
su un lato della di una di queste chiese del complesso stefaniano, la chiesa del Crocifisso. La cosa curiosa è che mentre questa lapide originale, importante e anche direi così, da un punto di vista estetico, bella, è piazzata alle intemperie, il calco in gesso della medesima si trova nel lapidario del Museo Civico Archeologico di Bologna. E la cosa è tanto più singolare perché la sistemazione di questa lapide qui, in questa posizione, avviene sicuramente dopo il giugno del 1878. La sistemazione attuale del lapidario nel Museo Civico Archeologico avviene tra il 1878 e il 1881, quindi è perfettamente sincrona. Allora, le vicende del carteggio Cottari-Nespi servono a spiegare perché, da una preoccupazione legittima e intelligente di tutela settecentesca, se si è arrivati a una soluzione, diciamo pure, bizzarra e illogica di conservazione sballata nell'Ottocento, di cui ancora si pagano le conseguenze. Andiamo avanti, per favore. Questo, diciamo, è un campo più lungo e ci dimostra sempre la sistemazione attuale, è un po' fuori fuoco, non so se si può mettere a fuoco, con la lapide piazzata sul muro e questi due sarcofagi, che sono sarcofagi tardoantichi e paleocristiani rielaborati nel Medioevo e riutilizzati nel Medioevo, che in qualche modo le fanno compagnia come in una delle dei progetti di sistemazione che aveva avanzato Luigi Crespi. Qual è il nucleo della questione? Nel 1755 abate commendatario dell'abbazia di Santo Stefano diventa il cardinale Andrea Corsini, cardinale col titolo di Sant'Angelo, che aveva come segretario e bibliotecario Giovanni Gaetano Bottari, notissimo erudito, con interessi anche storico-artistici, oltre che più grafici, paleocristiani e quant'altro. E i responsabili della Basilica, quelli che altrove si chiamerebbero i fabbriceri, ma noi erano sempre assunti, quindi gli assunti della Basilica, gli dicono che è stato trovato un marmo prezioso con breve iscrizione che vorrebbero togliere dalla sede del complesso stefaniano e mandare al lapidario dell'Istituto delle Scienze, cioè alla stanza delle antichità di Palazzo Poggi, che corrisponde più o meno, è un destino, alla sede attuale del Dipartimento Arti Visive dell'Università di Bologna, e conservarlo lì assieme ai frammenti epigrafici delle collezioni Malvasia e Marsigli. Naturalmente, prima di rispondere sì o no, il cardinale invita Bottari a informarsi. E la risposta che ottiene da Crespi è: ma veramente qui non ci sono marmi preziosi, ci sono delle colonne antiche, non credo che possano interessare. La cosa finisce lì per circa due anni. Nell'aprile del 1763 si riprende e si dice: ma sì, effettivamente una lapide c'è, è una lapide che apre, tra parentesi, i marmora Felsinea di Carlo Cesare Malvasia, con una riproduzione a pagina 11 che ne illustra l'importanza, ma non ne spiega la collocazione esatta. Andiamo avanti, per favore. Questo è il complesso stefaniano come si mostra più o meno oggi, cioè prima dell'intervento poi nella piazza di Costantino Dardi negli anni 80. Attualmente la lapide si trova inserita su questo lato di questa chiesa che è del Crocifisso. Poi c'è la chiesa del Santo Sepolcro, pianta centrale, e poi c'è la chiesa che oggi noi chiamiamo dei Santi Vitale e Agricola, secondo la titolazione originaria, ma che avanti. Nel 1019 e poi dal 300 al 1942 è sempre stata chiamata la chiesa di San Pietro, tant'è vero che nell'ambito dei restauri falsificatori promossi dal conte Gozzadini nell'Ottocento, dal 1874 al 1895, si è anche pensato bene a un certo punto di costruire una falsa edicola con una falsa statua romanica di San Pietro e piazzarla lì avanti. Nel 1942 è stata rimossa ed è stata aperta un'ugualmente falsa bifora. Ora, ma non è finito il falso, perché anche la porta,
come i disegni di Crespi aiutano a dimostrare, come l'Enrica Cecchi Gattolin, Guido Zucchini, Renzo Grandi hanno sospettato, anche queste parti, queste lesene con capitelli pseudo-romanici, sono falsi e in effetti si trovano dove si trovava spezzata la lapide isiaca. Avanti. Questo è uno dei disegni che Crespi manda ai romani per spiegargli, quando finalmente l'ha capito, com'era piazzata cos'era questa iscrizione e com'era piazzata. Ci sono due disegni. L'epigrafista forse avrebbe scelto l'altro, in cui si leggeva chiaramente la lapide spezzata, qui invece sono due macchie nere, e questo incidentalmente aiuta a spiegare perché a tutt'oggi nel Bormann, cioè nel Cil, viene descritta come ex lapide nigro quando è marmo. Era come calimero, era nera di sporcizia, e tra l'altro si apre un dibattito nel momento della risistemazione in cui ci si chiede la laviamo, non la laviamo, la rendiamo più leggibile colorando le lettere di nero, dipingendole semplicemente, riempiendole a pasta, e con perfetta isomorfismo, con perfetta analogia a quello che Crespi e Bottari sostenevano a proposito del restauro pittorico, decidono che no, è meglio lasciare la veneranda patina dell'antichità ed è meglio non ritoccare le lettere, così come non avrebbero ritoccato i quadri, così come non avrebbero pulito gli affreschi. Allora, dicevo, questo disegno io l'ho scelto perché, a differenza dell'altro crespiano, dimostra che almeno l'arco sulla porta è originale romanico. Qui la dimostrazione degli stipiti è estremamente sommaria, ma esclude un raddoppiamento dei medesimi, come abbiamo visto. E tra l'altro si noti che viene data anche la misura dei due pezzi. Avanti. Quindi, come dicevo, si trovavano in questa posizione, e il fatto che qui possa apparire un po' ritessuta la muratura non significa nulla, perché tanto i famosi restauri ottocenteschi hanno praticamente rifatto ex novo il paramento murario delle tre facciate. E questo è il dettaglio della porta che sommariamente Crespi aveva presentato. Avanti ancora. Anche la porta laterale della chiesa di Santi Vitale e Agricola conserva un'iscrizione originale dove si parla di un Cesare che poi è stato identificato come Nerone, ma non il Nerone che conosciamo noi e satireggiato da Petrolini, un altro Nerone meno dannoso ed esiziale, noto agli storici romani. Io devo dire, dopo 30 anni dall'esame di storia romana, non ho capito bene chi fosse. Comunque, ugualmente importante, ma anche qui abbiamo un problema, perché questo era l'originale che nel 1862 Gozzadini ha fatto smurare per leggerlo meglio, perché l'epigrafe era capovolta, cioè guardava in basso. L'ha fatto murare nel chiostro della chiesa, poi a un certo punto è stato rimurato lì, e al lapidario del Museo Civico Archeologico abbiamo di nuovo una copia. Anche in questo caso sono state fatte delle inserzioni, cioè tutto questo che vedete è romanico falso. Avanti. Vabbè, e questa è una visione più da vicino dell'iscrizione. Questa iscrizione, come l'altra, risulta dalle cronache locali essere stata reperita nel terreno della piazza distante la chiesa nel 1299, e quindi inserita in questi complessi, tra l'altro spezzandole anche a fini apotropaici, come ci insegna lo Schlosser, all'inizio del 300. Materiale di uso antico è pieno tutto il complesso stefaniano. Vi faccio vedere alcuni esempi. Avanti. Questa è una facciata del pilastrino che nella chiesa del Santo Sepolcro regge la colonna della flagellazione. Avanti. Altro lato del medesimo. Avanti. Questo serve un pezzo di riuso che serve
da lesena tra il presbiterio e la navata sinistra, c'è un altro simile simmetrico nella navata destra della chiesa di Santa Vitale, Ericola, avanti. E questo è un pezzo di busto murato nella muraglia del chiostro dei caduti, avanti. Allora, visto come la lapide era ridotta nel 1763, si decide di riunirla e di metterla dove? In un primo tempo il cardinale Corsini è possibilista sul fatto di darla all'Istituto delle Scienze. Poi però ci ripensa e dice, ma è meglio se non la decontestualizziamo e proviamo, visto che in qualche modo attesta la presenza di un culto differente, pagano, su questo stesso territorio, è meglio se la lasciamo nel complesso stefaniano. Troviamo una sistemazione. Allora, io vi faccio vedere con questo ingrandimento di una pianta di Bologna del 1702 come si presentava allora il prospetto della chiesa. Si riconosce la chiesa del Crocifisso, adesso la lapide è stata piazzata più o meno qui. Di fronte al Santo Sepolcro vedete che c'è una costruzione che è la cappella di Santa Giuliana de Banzi, di origine duecentesca. Vedete che anche la chiesa dei Santi Vitale e Agricola ha una specie di portico davanti. E poi, e questa è una vera rarità, bisogna guardarselo bene, c'è un portichetto anche sul lato della chiesa. Non, tra le tantissime piante di Bologna e piante del complesso stefaniano che sono note, quelle che attestano la presenza di questo portichetto sono due di sicuro, forse tre. Quindi teniamocelo a mente, perché questo portichetto è importante. Avanti. Questa è la pianta del complesso stefaniano che Jean-Baptiste Roux de Jeancourt pubblica nella sua storia dell'arte attraverso i monumenti, e qui possiamo vedere la cappella antistante la chiesa del Santo Sepolcro, quella di Santa Giuliana de Banzi, e qui il segno del portico. Notate che qua non si vede nessun portico. Avanti. Come ha dimostrato Angela Cipriani, i disegni di Seroux derivano da queste piante disegnate da Rufillo Righini nel 1779 e che sono parte di un manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana, il Vaticano Latino 13479. E vedete anche qui la cappella di Santa Giuliana, come indicato l'altare, il portico dove c'è una di quei sarcofagi che abbiamo visto in una delle prime immagini, e un altro altare. E anche qui non si vede nessun rilievo di un portico laterale. Avanti. Crespi manda due suggerimenti di ricollocazione della lapide. Uno è mantenendola dentro alla chiesa dei Santi Vitale Agricola, riconoscete la porta, ma questa volta dall'interno, quindi nella controfacciata della chiesa si può mettere la lapide ricostituita e sotto un'altra lapide che ricordi come il cardinale Sant'Angelo, cioè il cardinale Corsini, si è occupato della risistemazione di questo pezzo. In alternativa propone di metterlo, qui c'è la porta della chiesa, in quel portico antistante la chiesa dei Santi Vitale Agricola che abbiamo visto, praticamente qui, e qua c'è il famoso sarcofago, uno dei due che abbiamo visto prima. Avanti. Per capire un po' meglio com'era l'aspetto della chiesa, passiamo dalla pianta all'alzato. Questa è una veduta del 1792 di Pio Panfili. Qui si può vedere il portico, che è un portico cinquecentesco con delle cuspidi piramidali di finitura costruito dai Bianchini ai primi del Cinquecento, e quindi praticamente la lapide si doveva collocare protetta, almeno parte dalle intemperie. Mancano tre minuti. Benissimo. Io direi che lei ci rinnovasse il ricordo e il ricollegamento con questo carteggio amaduziano dell'amico di Amaduzzi. Ce lo ribadisco. Sì,
Io pensavo di concludere su questo, io, siccome c'è una versione scritta, nella versione scritta era più presente, tutti, quindi pensavo che fosse più utile forse integrare la voce del cinema. Va bene, va bene. Visto appunto che erano 20 minuti, io ho scritto per oltre un'ora avanti. Questa è una visione ottocentesca di Vasoli, sempre in portico avanti. Questa è una fotografia del 1869, naturalmente siccome l'occhio è obiettivo non riesce a vedere il portico subito qui, avanti. E questo è il momento della distruzione nel 1876, avanti. Ecco, qui facevo rivedere il particolare, avanti. Avanti. E questo, quando vanno a, e qui la storia praticamente si conclude, quando vanno a smontare la lapide hanno scoperto di avere preso male le misure e che quindi non stava in nessuna delle due collocazioni originarie. E allora l'unico altro spazio nel complesso stefaniano era quel portichetto che avevo fatto vedere all'inizio, e dove infatti la lapide viene ricordata anche dalle guide primo-ottocentesche, per esempio quello di Gerolamo Bianconi, avanti. E a testimonianza del fatto che il cardinale Corsini era rimasto molto contento di come Crespi aveva gestito la ricollocazione della lapide, questa è un'immagine della chiesa del Santo Sepolcro come si presentava nell'Ottocento, avanti. Avanti, e vedete queste immagini che sono ridipinture del 1804 fatte da un allievo dei Gandolfi, avanti, avanti. E pertanto il cardinal Corsini nel 75, morto già Bottari, si rivolge di nuovo a Crespi perché sa che l'abate sta, l'abate effettivo dell'abbazia di Santo Stefano sta scialbando il ciclo di affreschi duecenteschi che erano stati lodati, che saranno lodati anche da Lanzi, e gli chiede di interferire per fermarlo, a dimostrazione del fatto che per questo circolo di eruditi il modo in cui si interveniva nella tutela delle opere dell'antichità e della pittura era assolutamente analogo. Crespi riuscì a salvare questi pezzi dalla scialbatura, ma solo per vederli poi distrutti nel 1803 con il crisma dell'Accademia Fiorentina per sostituirli con gli affreschi degli accademici fiorentini che si sono intravisti prima. E con questo ho concluso. Grazie alla professoressa Panini e chiedo scusa per l'avarizia del nostro Presidente. Adesso diamo la parola a Rosa Lecchi, la quale è dottoranda di ricerca dell'Università di Parma e parlerà su considerazioni in margine al carteggio Podone Masuzzi. Rosa Lecchi è dottoranda di ricerca dell'Università di Parma, perché è giovanissima laureata, occorre sottolineare che vinto il concorso di dottorato ha rapidamente intrapreso ricerche programmate insieme alla nostra professoressa Cantarutti, che a cui rivolgo un particolare saluto. Non c'entra niente, posso sparare. No, vai. Ma niente. No, ha intrapreso non corpus. Allora, su cui è già in grado di definire e che ci accingiamo ad ascoltare. A lei la parola. Io vorrei qui esporre le caratteristiche generali e alcuni temi fondamentali del carteggio intercorso fra il tipografo Giambattista Bodoni e l'abate Amaluzzi tra il 1772 e il 1791, rimandando per ulteriori approfondimenti agli atti di questa giornata di studio. Farò riferimento, indicando di volta in volta il numero d'ordine delle immagini, ad un foglio che vi è stato distribuito, nel quale trovate riprodotti
i ritratti dei corrispondenti, alcuni frontespizi di opere che furono allestite in collaborazione dalla Maduzzi e dal Bodoni, occupandosi il primo della cura filologica dei testi e il secondo della resa tipografica, insieme ad altri frontespizi che possono dare conto del livello raggiunto dalla produzione del Bodoni. Il Bodoni e la Maduzzi si collocano a pieno titolo nella comunità di eruditi, poligrafi e stampatori che, nel periodo dei lumi, si nutrì e visse di scambi epistolari. Ambedue, infatti, ci hanno lasciato sterminati carteggi che contribuiscono a svelarci la molteplicità dei loro contatti e interessi. Basterebbe sfogliare l'indice dei corrispondenti per capire quale vastità di interessi i corrispondenti avevano. Materialmente, il cospicuo scambio epistolare tra Maduzzi e Bodoni è costituito allo stato attuale delle ricerche, perché non escludo che altre lettere siano conservate in biblioteche che ancora non ho esplorato, da un totale di 193 lettere, di cui 75 inviate dal Bodoni alla Maduzzi e sono conservate proprio qui all'Accademia in volume con diversi allegati e preminute di lettere della Maduzzi, e 117 lettere della Maduzzi a Bodoni. Queste sono conservate a Parma, presso la Biblioteca Palatina, insieme ad altre migliaia di lettere ricevute dal Bodoni e molte minute. Per quanto riguarda lettere in copie che sono conservate a Parma, un originale l'ho trovato presso l'autografica Campori della Biblioteca Estense di Modena e un altro presso la raccolta Piancastelli della Comunale di Forlì. Un'ulteriore lettera ho rintracciato presso la Comunale di Piacenza. Questo è lo stato materiale del carteggio. Per presentare un po' i due corrispondenti partiamo dal tipografo Giambattista Bodoni, che potete vedere raffigurato nella figura 1 in un'incisione di Francesco Rosa Spina. Di origini piemontesi, perché era nato a Saluzzo nel 1740, dopo un secondo periodo di apprendistato presso la stamperia di propaganda Fide di Roma, che gli aveva consentito di specializzarsi nella produzione di caratteri esotici, dal 1768, quindi a 28 anni, si trasferì nel Ducato di Parma, dove era stato chiamato dal giovane duca Ferdinando di Borbone, a dire la verità su suggerimento di un altro piemontese suo amico, Paolo Maria Facciani. E lì era stato chiamato per installare e dirigere la locale stamperia ducale. Parma viveva allora, grazie all'illuminato governo del primo ministro Dutilleux, un'epoca di grande sviluppo culturale. Il ministro aveva chiamato nel ducato alcuni delle maggiori personalità intellettuali del periodo, contribuendo a fare di Parma, così veniva chiamata, una piccola Atene. E tra questi ricordiamo Ciaudi, Giovanni Bernardo De Rossi, Antonio Piemontese e uno dei corrispondenti della Maduzzi, e Luca Antonio Pannini. Se la produzione del Bodoni, appena arrivato a Parma, si limitò a stampe di opere d'occasione legate alla vita di corte, con il passare del tempo e grazie all'aiuto di un suo mecenate, il ministro spagnolo a Roma, José Nicolás de Azara, e all'apertura di una parallela contemporanea stamperia privata, riuscì ad arrivare a stampare opere veramente meravigliose, classici greci, latini, italiani, e nella figura 3 potete vedere la prima opera uscita dalla sua stamperia privata, cioè l'Orazio del 1791. Nelle figure 4 e 5 vi ho riportato alcuni frontespizi giusto per darvi l'idea, ma potrebbero essere molti, molti altri. A Parma Bodoni restò fino alla fine dei suoi giorni, morì nel 1813, e prestò la sua opera prima per il duca Ferdinando e quindi per i governanti che si succedettero negli anni, senza avere alcun problema per i cambi politici che c'erano, proprio grazie al suo alto magistero e alla fama conseguita, e poté continuare a lavorare molto tranquillamente. A dire la verità, nel carteggio con la Maduzzi emergono timori, incertezze legate all'evolversi della situazione politica, poiché Parma era al centro di molti interessi. E quindi eccolo nel 1772 che dice in una lettera alla Maduzzi: in altre circostanze più tranquille di tempi, di già avrei condotto a suo termine l'opera commessami da codesta congregazione, che sarebbe la stamperia di propaganda Fide. Ma siccome le muse, così anche le opere meccaniche vogliono un ciel sereno, ed il nostro è alquanto annuvolato. Il cambiamento impensato del pubblico ministero, cioè la caduta del Dutilleux, influisce anche sull'arti, e chi l'esercita si trova allora in un altro orizzonte. Bisogna adempiere a convenienze, farvi non aspettati lavori, intendersela con chi succede al comando, e tutto ruba il tempo. Da Parma, per la quale dopo la caduta del Dutilleux avvenuta alla fine del 1771 iniziò un inesorabile declino, il Bodoni conquistava con la propria produzione a stampa l'Italia e l'Europa, e rivaleggiava con i più grandi tipografi come ad esempio Didot francese oppure John Baskerville inglese. Della Maduzzi, che vedete raffigurata nella figura 2 in un ritratto che è conservato qui all'Accademia, che era coetaneo del Bodoni, quindi nato nel 1740,
tralascio i dati biografici, li do un po' per scontati, ricordo solo un fatto, perché ci servirà nella prosecuzione della relazione, che tra i molti incarichi ricoperti durante la residenza a Roma, a partire dal 1770 venne nominato sovrintendente alla stamperia della Congregazione di Propaganda Fide, pubblicando per questa istituzione numerosi alfabeti di lingue esotiche e un catalogo dei libri editi dalla tipografia. E proprio dalla comune esperienza vissuta alla stamperia di Propaganda Fide ha inizio il rapporto epistolare tra Bodoni e Amaduzzi, con il progetto di una fornitura di caratteri esotici alla propaganda. Tra i due, sembra di capire, esisteva già un rapporto amicale che viene dal 1772 consolidato da una cospicua e mai interrotta frequentazione epistolare. La Maduzzi sembra talvolta rimproverare il Bodoni per il fatto che le missive non siano così frequenti come lui desidererebbe, ma è lo stesso tipografo, quasi prevenendolo, che un po' per celia, un po' per enumerare tanti impegni e le tante innumerevoli commissioni, ammette contemporaneamente giustifica più volte la propria svogliatezza. Fin dall'inizio lo scambio epistolare risulta improntato a stima, cordialità e franchezza. La Maduzzi desidera poter fornire alla tipografia di propaganda i migliori caratteri orientali allora sul mercato e pensa di rivolgersi a Bodoni, chi meglio di lui. E sicuro di poter ottenere appunto ciò che desidera. Nella figura 6 potete vedere l'esordio della lettera a stampa inviata dal Bodoni alla Maduzzi a proposito di questa fornitura. Quando però il Bodoni tarda a inviare il materiale richiesto e successivamente addirittura si lamenta per il corrispettivo economico che era stato stabilito dalla propaganda, a suo dire inferiore al valore dei caratteri forniti, e il Bodoni ebbe sempre un alto concetto della propria produzione, la Maduzzi non esita, con la franchezza che gli fu sempre propria e che gli creò qualche difficoltà durante la residenza a Roma, a difendere gli interessi della tipografia da lui diretta e a richiamare all'ordine e al contratto il recalcitrante Bodoni. Addirittura usa in alcune missive quello che il tipografo definisce uno stile minaccioso, quando ci vuole, ci vuole. Il dissidio maggiore riguarda la cessione dei punzoni, dei caratteri pretesa dalla propaganda, a cui il Bodoni non vuole assolutamente sottostare, considerandoli, e qui cito perché è un bel passo, da una lettera del 1773, un fondo inalienabile sinché avrò vita, e là entri di grazia nella considerazione che è questo il miglior capitale che io mi abbia e che lo spropriarmene sarebbe un immedicabile danno che recarei a me stesso. O io rimango dove sono, o vado altrove, mi saranno, parla dei punzoni, figli compagni, e di già ho disposto che in caso di morte passino alla mia famiglia. Sono di più, dirò così, figli miei. E l'amore paterno, che forse non me ne lascia vedere i difetti, me li rende cari per modo che non comporterò mai che mi siano divelti dal fianco. Le relazioni comunque si chiariscono e dopo un periodo di incomprensioni si giunge a un accordo che riesce a soddisfare il Bodoni e a salvaguardare gli interessi della propaganda. La corrispondenza può quindi continuare e i due, appassionati estimatori di alfabeti esotici, proseguono ad allegare alle missive fogli di stampa in lingue esotiche ancora misconosciute, mostre di caratteri, volumi altrimenti improbabili, fogli volanti, ne vedete un esempio nella figura 7, esperimenti legati a nuove produzioni, come ad esempio i caratteri musicali, di cui il Bodoni andava fiero. La Maduzzi, inoltre, si serve in più di un'occasione delle universalmente riconosciute conoscenze tecniche del Bodoni, richiedendogli delle vere e proprie perizie riguardo a caratteri che erano stati preparati da tipografi della stamperia di propaganda. Il Bodoni volentieri gli fornisce competenti giudizi, valutazioni, talvolta a dir poco caustici, sicuro di cogliere nel segno e di poter confidare nella riservatezza della parte. Fin dall'inizio della relazione epistolare, il Bodoni tiene ad illustrare i progressi delle proprie stampe e pressoché in ogni lettera dà conto delle nuove opere uscite dai suoi torchi, non risparmiandosi nell'inviare preziose edizioni alla Maduzzi, sicuro che questi provvederà a farlo conoscere a Roma. Il Bodoni, che in più di una missiva rivendica per sé il ruolo di difensore, quasi di baluardo della produzione tipografica italiana, desideroso di farsi conoscere e stimare in Italia e in Europa, non esita perciò a chiedere alla Maduzzi, ma è anche la Maduzzi che si offre spesso, la pubblicazione di estratti delle sue più recenti edizioni, confidando nel fatto che l'abate collabora a diversi giornali, in particolare l'Effemeride Letteraria di Roma e l'Antologia Romana. Nelle lettere quindi si sprecano i ringraziamenti per aver visto ricordate con elogio le proprie edizioni sui giornali.
Il Bodoni non si stanca di inviare alla Maduzzi le sue produzioni e attende dalla parte dei giudizi, anche questi di solito molto franchi, quindi gli fa notare presunte imperfezioni dei caratteri, inesattezze formali, o gli consiglia di pubblicare o di non pubblicare certe opere per convenienza. Frequenti sono, e questo è importante, le raccomandazioni della Maduzzi perché il Bodoni insista sulla correttezza filologica delle edizioni che escono dai suoi torchi, riprendendo gli argomenti di una polemica che purtroppo aveva investito in diverse occasioni il Bodoni. Era accusato infatti di badare più all'aspetto estetico delle proprie produzioni che al rigore testuale. La più nota di queste polemiche è quella con gli stampatori francesi di Dock, andò avanti per anni. Il Bodoni cercò quindi nel corso della propria carriera tipografica di circondarsi di eruditi, filologi, e tra questi appunto la Maduzzi, che garantissero l'accuratezza formale e sostanziale delle edizioni, riuscendo a fugare questi dubbi. E a questo punto è inevitabile che la Maduzzi desideri vedere pubblicata qualche sua opera dall'Officina Bodoniana. E infatti nel febbraio 1785 gli scrive: il medesimo signor de la Rochette mi stimola a pubblicare due capitoli inediti dei caratteri morali greci di Teofrasto che io tratti da un codice manoscritto vaticano del X secolo. Me li ha chiesti lo stampatore Coletti di Venezia, ma io non sono lusingato di far stampare cose mie sull'Adria, ove la niuna eleganza e la niuna correzione al luogo delle stampe. In Roma non voglio soffrire l'indiscreta mutilazione e censura del greco despota Mamachi, e perciò io o ne sospenderò la stampa o non la eseguirò che per mezzo vostro. Nella figura 8 e 9 vedete il frontespizio e anche il busto di Teofrasto che era stato messo per avvenire. Pubblicherà poi nel 1791 una lettera in latino indirizzata al Bodoni. Ma se molteplici sono i riferimenti, e qui salto per brevità ai riferimenti all'ambiente romano, il silenzio scende su episodi occorsi alla Maduzzi negli ultimi anni di vita, quando viene attaccato in modo diretto da una pubblicazione anonima dell'abate padre Luigi Cuccagni. La Maduzzi non ne parla mai, accenna solo a problemi di salute che ha, non preferisce non parlare, stende un velo su questo fatto. Cosa dire di questo rapporto epistolare? E sto per concludere. Un'amicizia cordiale, schietta, sincera, quella tra la Maduzzi e il Bodoni, che si protrae per un ventennio, fino alla morte dell'abate avvenuta nel 1792, senza cedimenti, correndo sul filo delle vicende personali, delle ricerche e delle produzioni tipografiche, senza estraniarsi dalla realtà del periodo e senza perdere di vista gli sviluppi più recenti degli studi. Due vite dedicate appunto agli studi, e quasi condotte ad annullarsi in questi e nelle loro opere, le uniche secondo loro destinate a sopravvivere alle devastazioni del tempo, come diceva il Bodoni nel 1781, quando decise di stampare il proprio manuale. Il Bodoni darà alla luce il suo primo manuale nel 1788, ma non riuscirà però a vedere il supremo frutto delle sue fatiche tipografiche, il manuale del 1818, di cui vedete il frontespizio nella figura 11. Questo verrà stampato postumo dalla moglie, che fu sempre fedele interprete dell'intenzione del Bodoni di consegnare alla Repubblica delle Lettere la somma inarrivabile della sua sapienza tipografica. Grazie. Direi che poi ha corso anche troppo perché ha guadagnato qualche minuto, quindi dobbiamo ringraziare. Adesso no, io credo abbiamo guadagnato, quindi questo la ringraziamo, 7, 8, 10 minuti. Avevamo pensato di aprire la discussione solo alla fine, ma questo, come spesso succede, scusate per favore Corrado, come spesso succede, questo naturalmente distoglie dall'interesse verso le prime relazioni. Ecco, io qui è un'apertura di interventi, ecco, non parliamo di discussione su quanto è stato detto, anche per soddisfazione delle relatrici. Ecco, io penserei di poterla concedere se vi è qualcuno che può avere interesse in questo momento a farlo. So che non è facile, però naturalmente potrebbe essere gradito qualche... Vabbè, allora, visto che questo non è in questo momento, non dico possibile, ma realizzabile, ecco, vediamo,
sicuramente alla fine si farà un intervento, sì. Anche perché l'interesse delle relazioni è tale che non è che noi perderemo o dimenticheremo. Quindi alla fine le dici? Avremo sì, che va, sono... Allora rimandiamo alla fine. Non le dimentichiamo sicuramente. Va bene. Adesso do la parola al professore Marco Bonocore. Il professor Marco Bonocore è stato già nostro graditissimo ospite molti anni fa, nel 1996, che allora ricordammo il nostro indimenticabile amico e accademico professor Augusto Campana, che anche lui operava nella Biblioteca Apostolica Vaticana a suo tempo, e il professor Bonocore ci ricordò molto efficacemente e molto puntualmente l'attività che il professor Campana aveva svolto nella Biblioteca Apostolica Vaticana. E speriamo di poter avere ancora presto tra di noi, perché lei è sempre il nostro gradito ospite. Una breve presentazione del professor Marco Bonocore, scriptor latinus alla Biblioteca Apostolica Vaticana ormai da molti anni, 1981. A lui è affidata la tutela e la conservazione dell'immenso patrimonio dei tesori manoscritti di quella biblioteca. Accanto all'impegno in biblioteca va ricordata la sua attività di epigrafista, in particolare nell'area abruzzese. I fondi librari da lui esplorati nella Vaticana gli hanno consentito di acquisire dati importanti sulle attività di personaggi come Gaetano Marini, di ritrovare lettere di Giacomo Leopardi e nuove testimonianze su Ovidio, Stazio, Lucano e Virgilio. Adesso lui do la parola e egli parlerà dal carteggio Amaduzzi nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Cercherò nei 20 minuti di lancio, perché mi sento. Cercherò nei 20 minuti di essere esaudienti, chiaramente rimandando poi la relazione conclusiva. Altri dati che qui non saranno messi per motivi di tempo. Come sottotitolo del titolo dal carteggio Amaduzzi alla Vaticana, bisogna aggiungere i rapporti con Gaetano Marini, perché io mi incentrerò questa mattina esclusivamente sui rapporti tra i Marini e l'Amaduzzi da quello che abbiamo in Vaticano. E già da una sommaria verifica delle lettere autografe dell'Amaduzzi conservate in diversi fondi della Vaticana è possibile già un primo confronto con questa complessa ed autorevole personalità del secondo Settecento italiano. Se le 888 lettere, parliamo di un posseduto vaticano, inviate a Giovanni Battista Bianchi, il Gianoplanco, tra il 62 e il 75, le 825 trasmesse a Bandini, tra il 70 e il 92, le 247 indirizzate al Fontana tra il 77 e il 91 costituiscono il nucleo più consistente su cui già altri hanno posto una necessaria attenzione. Non meno indicative a questi tre gruppi ne sono altre stravaganti e fino ad ora escluse dai percorsi scientifici amaduziani, solo posteriormente citate. Tra questi ricordo 9 lettere che non so se sono conosciute di Girolamo Ferri, forse interessante per essere aggiunte a questo carteggio del Ferri che ho sentito è prossimo per essere pubblicato, altri al Bandini, al Frati, al Bertola e a tanti altri studiosi del Settecento. Ricordo anche che abbiamo autografa la supplica che l'Amaduzzi scrisse a Clemente XIII, prima del 19 maggio del 69, per la missione alla cattedra di lingua greca presso l'Arcigimnasio della Sapienza di Roma, che ebbe soltanto con il suo protettore, anche lui di Sant'Arcangelo, Clemente XIV, nel luglio del 69. Per cui già ho potuto recuperare più o meno circa 2000 lettere amaduziane. A queste 2000 lettere amaduziane devono essere aggiunte quelle di cui oggi parleremo, le 20 inviate a Gaetano Marini, inviati da Roma
ad eccezione della prima e dell'ultima, tra il 61 e l'86, e conservate in due manoscritti vaticani, Vaticano Latino 9038 e 9043. È bene ricordare che questi stessi codici sono alcune risposte del Marini alla Madurzi, sono circa, sono 8 lettere, inviate dal 62 all'86. Da queste lettere, quelle inviate negli anni 61-64 al Marini, durante la sua giovanile permanenza a Borgo Bolognese, il Marini stava a Bologna in quel periodo che lo portò al conseguimento della laurea in giurisprudenza, appare subito chiaro che il rapporto Marini e Madurzi fosse improntato ad una massima cordialità ed ad un'amicizia tali da indurre il Marini nel 63 a scrivere alla Bianchi: ho il piacere che il mio Madurzi vi piaccia, fatene conto perché egli è uno dei più vecchi amici che io abbia. Ma 10 anni più tardi questa stima, questo riconoscimento di stima, seppur privato, sarebbe stato ormai un lontano ricordo. Fra i vari segmenti di questo rapporto epistolare ne ricordo uno in particolare. A proposito, salutatemi in Biancani, ditemi che legge nell'ultimo volume dell'antologia un'iscrizione greca illustrata da Madurzi, perché ci troverà un'Iliade di sproposito. Oppure di Amaduzzi e di molti altri letterati suoi pari mi rido grandemente, come di tutto ciò che vanno stampando con tanto rumore e orgoglio. Ma ripeto, non è mia intenzione ripercorrere nei dettagli il rapporto personale intercorso tra i due, cercando di recuperare nuove informazioni sui motivi del loro allontanamento, che senz'altro fu determinato anche dallo spirito anticuriale ed antiromano della Madurzi. Ma voglio in particolare, e tant'è vero che quando morì, come è stato già ricordato da Fresa Necchi, il Marini sottolineava l'uscita dell'infame libello dell'abate Cuccagni, Luigi Cuccagni, e né il si volle, Pio VI ovviamente, che la Madurzi rispondesse a questo libello. Il mio interesse è soprattutto quello epigrafico, anche perché mi pare, da quella letteratura che ho potuto recuperare in questi tempi, è un argomento su cui poco ci si è interessati, anche perché marginalmente la Madurzi ne aveva fatto l'argomento delle proprie lettere. Questo chiaramente va inserito, gli interessi epigrafici della Madurzi, in quel clima di rinascita della scienza epigrafica, tanto caro a Marini. Voi sapete che Marini stava lavorando nella fine del Settecento alla raccolta di tutte le iscrizioni cristiane, latine e greche del mondo romano fino all'anno 1000, e chiaramente amava aggiornava e sollecitava tutti i suoi corrispondenti a trasmettergli testi inediti che lui poi avrebbe recuperato nei 4 codici che costituiscono l'opera monumentale attualmente inedita conservata alla Vaticana. Per cui nelle fotocopie che vi ho fatto trasmettere abbiamo alcuni esempi. Mi scuso se sarò un po' troppo tecnico, ma i limiti del tempo forse mi impongono a fare dettagli necessari. E anche perché questi fontes, questo iter amaduziano è stato affatto esplorato, credo che sia necessario invece un ulteriore scrutinio. Le lettere conservate dell'Amaduzzi al Marini si fa quasi sempre riferimento a testi urbani che l'Amaduzzi vedeva, copiava e da cui cercava poi di avere dei ragguagli dal Marini stesso. Sono testi sia greci che latini, noti a noi studiosi, credo anche a molti di voi non del tutto sconosciuti. La prima lettera del 63, ecco, ricorda l'iscrizione numero 1, che è un'iscrizione medica greca, e non teneton, paidon, beltisona parte, adesso non voglio fare una lezione di epigrafia greca, ma ecco, è interessante questa iscrizione che ci ricorda un personaggio. Questo ricordo uno Stefanus, cioè questo è il numero 2, in cui il personaggio, vedete, dedica il padre al proprio figlio, morto in tenera età, e la Madurzi in questa iscrizione è molto preciso, morì a 20 anni e il padre dedicò la propria tomba. Dicevo, è molto preciso nella sua trascrizione, questo è un elemento su cui già mi piace sottolineare, nel senso che se la Madurzi forse dal punto di vista ecdotico non fosse così attento,
però era molto sicuro nella trascrizione del documento stesso. Nella stessa lettera viene fatta riferimento numero 2 a questo Stefanos, questo personaggio, che dedica alla propria moglie. L'errore Stefanos e Poiesen, i autogatriti, Sesen e Gnauton, Ena, Kai, perché sta per Kai, e Meras, e così via. Gli unici errori qui della Maduzzi sono nella presenza di Epeisen per Poiesen in Enesigen pro Edesen. E poi ecco, l'interpretazione un po' bizzarra della Maduzzi che fa di questo Ilia, che lo considera come cognome, in realtà indica propria figlia, e nel rivedere le lettere distinguenti esposte alla fine dell'iscrizione come dei cuori, e considerare questo elemento sostanziale per la cristianità del documento stesso. Il documento veniva da una catacomba di via a Napoli a Roma, e certo le distinguenti non sono simboli di cristianità. Andando avanti rapidamente in questa carrellata, ecco, soffermiamoci un momentino sulla iscrizione numero 6, anche questa proviene da una lettera del 5 ottobre, siamo nel 1763, e qui la Maduzzi anche qui riporta un testo greco in esametri, in cui viene rispettata correttamente la versum divisio, il testo si trova attualmente al British Museum, ed è interessante, anche qui un metrico su tutti i santi, insomma, Menedi, Conis, Kertei, Teomestron, Andros, e così via, viene ricordato un personaggio a cui dedica la madre Salvi Matrona e il fratello Sopas. Purtroppo la Maduzzi in questo testo non è filologicamente corretto, omette la deprecatio Theois Cataxonios che si trova all'esordio, soprattutto omette alla fine la presenza del cognome Aetes seguito dall'ascia. Particolare invece che fu correttamente recuperato da un altro conterraneo, Girolamo Amati, nella sua edizione nei rendiconti dell'Ufficio Accademico del 1821. Apro parentesi, ecco, sarebbe interessante che su Girolamo Amati venisse fatto quanto prima un giornale di studio, perché merita veramente di grande attenzione. Purtroppo la sua attività in Vaticano, anche lui da scritto, ma scritto per Gregos in Vaticano, fu in parte oscurata da Angelo Mai, per cui quando morì, insomma, soprattutto credo che purtroppo si sia perso lo spessore vero di questo, diciamo, romagnolo grande, che appunto oltre ad essere un valido epigrafista pubblicò anche importanti codici greci. Un'altra iscrizione che attirò molto l'attenzione della Maduzzi è stata quella numero 7, è un'iscrizione giudaica, vedete, entare Keitai nei comedos o acun siburesion, caipasi feiletos, aiton, sta per eton, anni triaconta, emeron giorni che sarà conta duoni, tarri, tarri, pari, ablavi neotere, udeis, asanatos. La trascrizione è corretta, non c'è nessun errore di documentazione, è un epitaffio giudaico, come ho detto, tradotta qui giace Nicodemo, la fonte dei siburesi, ed amico di tutti di 30 anni e 42 giorni, poi c'è l'invocazione coraggio a Blavio, giovane Blavio, Pudei, Satanato, la solita chiusura, nessuno è immortale. È un documento che viene dalla catacomba ebraica di Monteverde e ricorda questo Nicodemus che era a capo a Roma della sinagoga, termine che intende o solo la comunità o il gruppo sociale con il centro di culto dei siburesi, probabilmente personaggi collegati coniati con la supura, che doveva sorgere vicino proprio alla porta Esquilina. L'iscrizione attualmente si trova al Museo Nazionale Romano. Andando avanti velocemente, vedo che il tempo corre, un'iscrizione sempre che diede da fare al nostro Maduzzi, l'iscrizione numero 10, anch'essa un'iscrizione greca, di cui la Maduzzi poté ricopiare la parte destra. Il sotterrato dice non agguari qui a Roma nei fondamenti di una casa che si sta riattando, qui era anche abbastanza preciso nelle localizzazioni topografiche dei documenti.
Un testo che poi è stato recuperato a giusta lettura dal nostro compianto e amico Luigi Moretti, che potete trovare la parte sinistra dell'iscrizione e recuperare, ricostruire l'intero dettato di grafico in cui, vi lascio la costruzione, in cui si chiarifica che nei pressi di San Callisto, negli ultimi anni dell'imperatore Commodo, 190-192 appunto, che proprio in questo periodo della sua fine dell'impero aveva dimostrato un enorme interesse verso le comunità egizie ed in particolare per Serapide, elevato dallo stesso a suo protettore e dello Stato romano, venne posta una dedica a Serapide con i suoi, ecco, Siunnaioi e Siumbomoi, vedete nella prima riga Siunnaiois e Caio Siumbomois, cioè Iside, Acrocrate e Danubi, da parte di questo Quintus Tineius Rufus, alla fine del Jupo Cointu Teineiu Rufu, che è stato consul nel 182 d.C., in ricordo della sua consecrazio dei loro sacelli. Su questo Siunnaio il Ramaduzzi tornerà più volte chiedendo spiegazioni a Marini, cercando di capire esattamente il valore, il significato, però senza mai raggiungere, anche per mancanza di ancoraggi testuali, a un'esatta esegesi. Infatti nella iscrizione numero 11 voleva portare a sostegno di questa spiegazione del termine Siunnaio un'iscrizione che poi fu ritenuta falsa da Wittenberger in apparato alle sue iscrizioni segrete, in cui pensava di leggere questo Theois Dioscorois Istonaius, vedete la prima riga, pensando che fosse un errore per Siunnaius. Brevemente ci avviamo alla conclusione, un'altra iscrizione che diede da fare al nostro Maduzzi, l'iscrizione numero 13, in cui nella parte iniziale, in cui però anche in questo caso chiese lumi al Marini, ma il Marini, uno dei rari casi, anche lui sbagliò, anche volte o meno s'addormente, per ricordare un testo laziano che il Marini spesso aveva con sé. Infatti ho visto l'edizione di Orazio Flacco in Vare Bodoniano, qui un autore che il Marini, la Maduzzi molto amava, ecco appunto l'edizione di Quinto Orazio del 91, la Maduzzi aveva molto con sé, infatti spesso in questo epistolario con la Marini citava a braccia, a memoria, il suo Orazio. Ora l'iscrizione che a noi interessa è quella prima, quella Histina pe Duodecim, che la Maduzzi identificò come un testo cristiano e il Marini pure recuperò come tale, come dimostra inequivocabilmente quel numero in basso a destra, 53 39A, che non è un numero così fittizio, è il numero progressivo che Marini apponeva alle iscrizioni da lui ritenute cristiane, che poi sarebbero state prese e considerate nell'opus maximum di cui ho parlato. Per cui Marini riteneva che fosse cristiano il documento, tanto è vero che il problema sostanziale era questa Cristina, un'iscrizione trovata a Toffia, un paesino della Sabina, vicino a Rieti, che doveva dimostrare l'esistenza del culto martiriale di questa Cristina, anche se non fu ritrovata l'ampolla, e poi questo pe, il Marini pensava che dovesse essere sciolto in perit annorum duodici. Ma sia la Maduzzi che soprattutto i Marini non si accorsero, come poi avvenne con lo Stevenson, che si recuperò dal Momus nel 19, che questa era purtroppo, come spesso avveniva nel Settecento e nel primo Ottocento, una rielaborazione moderna di un normale terminus sepulcri latino che andava appunto letto nella parte sinistra in fronte pedes decem, quel decem, quell'X sta per decem, non è l'acronimo il crismon per Cristo, poi la S se et semis, per cui 10 piedi e mezzo, la T è aggiunta, si vede ancora nel testo in modo abbastanza sgarbato, e poi quella ina sta per inagro, pe, pedes, duodeci, per cui un normale termine sepulcro, la palma e il crismon furono aggiunti in un secondo tempo. Per cui è una rielaborazione moderna di un testo antico, che sia la Maduzzi che il Marini purtroppo non seppero divinarlo. Da tutta questa puresile campionatura, che si recupera attraverso l'attenta analisi delle sue lettere trasmesse a Marini, filtrata poi con esiti diversificati nei suoi aneddoti,
è possibile tratteggiare con una certa verosimiglianza la figura dell'Amatuzzi epigrafista? Innanzitutto è quanto mai singolare come l'Iranico Spectus Autorum del ciclo, in particolare il volume VI dello Hansen e il ciclo 9-10 del Mommsen, il nome dell'Amatuzzi, per quanto sia oggetto di particolare registrazione, non sia mai stato sottoposto a giudizio né positivo né negativo. E questo è strano, perché il Mommsen soprattutto era molto severo, molto preciso nel definire i contorni culturali, scientifici e la tendibilità epigrafica di trascrittori degli studiosi. Ho notato quasi una certa indifferenza, oserei dire, culturale. E se negli apparati di alcuni titoli il suo nome viene doverosamente recuperato ai fini di quella completezza bibliografica verso i fontes antiquari, così auspicati dalla scuola monsegnana, raramente si segnalano le sue referenze testuali, cioè la sua correttezza di trascrittore. Una conclusione, oserei dire, esegetica, che anch'io ho potuto verificare nella lettura di questo epistolario. I Marini, voglio dire, una corretta lettura del testo latino e greco, ma una ecdosis alquanto imprecisa. Il Marini, che stava gettando le basi per un diverso approccio a quella res epigrafica che avrebbe poi visto nel Borghesi prima, nel Mommsen poi, i nuovi codificatori, consapevolmente notava nell'Amatuzzi che come fosse ancora prepotentemente radicato quel tipo di cultura antiquaria di 6-700, che se aveva conseguito nel tempo risultati di un vero interesse, ormai è divenuta criticabile, nonché foriera di conclusioni esegetiche per nulla fondate. È indubbio che la solida padronanza del latino e del greco, che gli consentiva di leggere con una certa facilità i testi antichi, non era accompagnata da analoga conoscenza interpretativa, quantunque lui fossero ben conosciuti gli autori classici. In queste lettere notiamo, particolare non indifferente, l'apprezzamento rivolto da Marini nei confronti di un Amatuzzi visto come un onesto e corretto trascrittore di documenti epigrafici, almeno sulla base di quanto egli abbia trasmesso. Ma per essere maggiormente sereni nel giudicare questo interesse non marginale, coltivato da Amatuzzi, converrà nel futuro di esaminare tutta la sua originaria produzione manoscritta, in gran parte qui a Sevignano conservata, decontaminata dalle numerose mente tipografiche a cui le sue edizioni a stampa andarono spesso soggette. Infatti, vedete, nelle ultime due iscrizioni, da 14 alla 15, abbiamo a sinistra la trascrizione dell'Amatuzzi in un codice del Punto Vaticano e a destra la sua edizione, precedentemente data negli aneddota, e vedete come il cognome Naute, correttamente trascritto, fu stampato in auge. Il cognome Speudusa, un cognome raro, correttamente letto da Amatuzzi, viene pubblicato in Speudusa, per cui è importante anche analizzare sempre i problemi tipografici a cui queste iscrizioni e edizioni andavano soggette. Chiudo. Perché non pensare ad un'edizione nazionale del carteggio Amatuzzi? Sarebbe veramente importante poter fare programmare, cadenzare negli anni, una edizione integrale, come avviene per tanti altri studiosi noti italiani, e credo che il recupero globale di questa edizione integrale della Amatuzzi credo che possa gettare nuova luce e portare veramente in luce tante novità altrimenti sconosciute. Grazie. Io ringrazio il signor Bonocore per questa sua interessantissima e dotta relazione, che noi speriamo di poter poi pubblicare per il tema. Per quanto poi riguarda la sua meno interessante proposta della pubblicazione del progetto dell'edizione nazionale della Amatuzzi, penso che dovrebbe rispondere il professor Forti, lo puoi fare anche adesso. Ecco, questo centro di riferimento nazionale fa tremare i polsi e le vene. Perché? Fa tremare i polsi e le vene perché chi si adopera con tanto impegno all'interno del centro amatuziano sa quanto non sia facile, anche proprio perché io che coordino questo centro non sono un addetto ai lavori.
essendo non addetto ai lavori, dovrei rimettere ai componenti del convegno la possibilità di avviare un'iniziativa di questo grande interesse. Pensate, se a Savignano, presso l'Accademia, penso veramente dovrebbe trovarsi un luogo di riferimento nazionale su tutto il carteggio o quant'altro. Non penso che qualcosa si riferisse solo al carteggio, era solo per il carteggio o anche per altre. Il tuo riferimento era solo per il carteggio. Dire solo il carteggio di tutti. No. Io mi riferivo esclusivamente e prioritariamente al carteggio della Madussi, disperso non solo a Savignano, cioè compattato a Savignano, ma disperso anche in altri istituti e biblioteche nazionali, perlomeno. Già la Vaticana ha più di 2000 lettere della Madussi. Credo che non so quanti gli studiosi di Madussi conoscano e abbiano scrutinato con attenzione queste 2000 lettere amadussiane. Ricordo l'articolo di Cipriani degli anni 70 che portava alla luce queste lettere del fondo Patente e del fondo Ferraioli, ma poi non so se hanno avuto oggetto di scandaglio da altre personalità, e poi in fondo conservati a Firenze. Cioè, credo che avviare una censimento, almeno una prima scrematura di tutti questi fondi, credo che sia, penso che l'epistolare potrebbe essere già un passo molto importante. Sì, già ieri sera abbiamo parlato di questa possibilità, che verificheremo naturalmente all'interno del... La mia è una proposta. Ma ecco, io ti dico subito, questa proposta che tu fai mi sollecita a farne un'altra, che tu collabori, che tu collabori col centro amadussiano, perché ecco, con la tua collaborazione penso che tutti i componenti si sentano in certo qual modo sollevati e, tra virgolette, protetti anche nell'operazione. E su questo, allora, avendo, ecco, tu ieri sera mi avevi e io ti rispondo un po' coinvolgendoti, ecco, allora in questo caso veramente potremmo anche avviare un interessante opera di questa importanza. Unitamente alle forze scientifiche servono anche le forze economiche, che non sono secondarie, questo dipende da un altro triste capitolo che meglio non aprire. Allora, adesso do la parola al professor Antonio Montanari, che parlerà sulla filosofia politica del pensiero della Madussi. Il professor Antonio Montanari è ben noto a questa nostra accademia, è venuto varie volte a parlare su cose interessanti. Di lui cosa devo dire? Che è stato un valentissimo professore delle scuole superiori e cura con un'assiduità veramente ammirevole studi particolari su personaggi rilevanti, in particolare Bertola, Diana Blanco e altri, Amaduzzi, è ovvio, e anche poi aspetti della storia recente del Riminese, che non è meno interessante di quella antica, soprattutto per quanto riguarda tutti gli eventi che sono legati alle tristi giornate che Rimini ha avuto nel passaggio del fronte durante le linee gotiche. È anche un valente giornalista, collabora al settimanale Riminese Il Ponte e vale altre riviste. Quindi do volentieri a lui la parola e quindi parlerà, ripeto, su filosofia e politica nel pensiero della Madonna. Grazie per la presentazione così cordiale e affettuosa, per i legami che ci uniscono da una dozzina d'anni. Oggi è una giornata particolare per il cambiamento dell'ora solare, diciamo legale per non offendere nessuno, solare. E parlo di un argomento che Amaduzzi trattò in tre discorsi tenuti in Arcadia, discorsi che erano lunghi,
e io ovviamente per rispettare i tempi spero di non arrecare danno alcuno alla interpretazione del pensiero di Giovanni Cristoforo Manduzzi, al cui spirito chiedo anticipatamente scusa se dovessi sbagliare per la fretta e per la premura. Mi rimetto poi alla pubblicazione degli atti per ampliare il discorso che faremo questa mattina. A Manduzzi, dicevo, tenne tre discorsi in aria. Uno sulle accademie, uno sulla filosofia beata della religione e uno sull'indole della verità e delle opinioni, che è l'ultimo. Gli storici hanno cercato di segnalare il legame che unisce questi tre discorsi. Nel primo, Amaduzzi pensa all'Arcadia per una riforma di questa istituzione che secondo lui non doveva essere più limitata soltanto ai modi tradizionali del verseggiare di quel tempo. Nel secondo affronta un tema di fondamentale importanza per la storia intellettuale di Amaduzzi e per la storia del tempo, cioè la filosofia alleata della religione. L'ultimo è un approfondimento in cui parla di che cos'è la verità dal punto di vista filosofico e di che cosa sono le opinioni. Lui chiama opinioni gli errori che si compiono nel ragionamento. Parlando di questi discorsi, di questa sua attività, Mario Rosa ha detto che Amaduzzi è stato un lucido testimone di un'intera età, quella in cui si conclude la stagione delle riforme. Un'età che viene riassunta in un termine che è ricorrente in Amaduzzi. Il lessico illuministico di Amaduzzi, dice Rosa, presenta varie volte la parola crisi. Per Amaduzzi crisi non è, come si intende in certi settori della filosofia moderna o contemporanea, una situazione di passaggio. Per Amaduzzi, dice Rosa, crisi è un momento risolutivo, cioè Amaduzzi vede finire tutto un mondo. Era lo stesso mondo in cui Amaduzzi aveva creduto, come testimoniano questi discorsi, che lui pronuncia soltanto dopo la morte di Clemente XIV, che è morto nel 1774, il primo è del 76, il secondo è del 78, l'ultimo è dell'86. Ecco, questa precisazione cronologica che fa Rosa soltanto dopo la scomparsa di Clemente XIV, è molto importante perché molto probabilmente Amaduzzi non voleva mettersi in urto con il vertice della Chiesa che aveva in Papa Ganganelli il grande protettore dei romagnoli che erano a Roma, come fu riportato anche nel testo uscito oggi. Questi tre discorsi sono discorsi filosofici, come vengono definiti da Amaduzzi. Il secondo, quello relativo alla filosofia alleata della religione, viene chiamato discorso filosofico-politico. Questo allargamento contiene una precisazione che è utile a comprendere le intenzioni di Amaduzzi. Amaduzzi dice che bisognava riformare l'Arcadia in base alla scienza dell'uomo. Questa scienza dell'uomo è il fondamento, lui precisa, che debbono avere la psicologia, la morale, la politica e le belle lettere. Questa scienza dell'uomo che lui ricava da autori come Locke, Montesquieu, D'Alembert, Condillac e Beccaria. Locke era stato messo all'indice già nel 34, Montesquieu nel 52, D'Alembert con tutta la compagnia della Encyclopédie nel 59 da Clemente XIII, e addirittura Clemente XIII aveva non solo messo all'indice l'Encyclopédie, ma aveva aggiunto la scomunica per i lettori dell'Encyclopédie con l'obbligo di fare bruciare i volumi da un sacerdote.
quindi non una semplice fogaraccia, ma un ben preciso Beccaria, messo all'indice per i delitti e delle pene il 3 febbraio 1766, e a proposito segnalo che alla Biblioteca Ambrosiana di Milano si tiene una mostra su questo tema, perché c'è un bellissimo articolo domenica scorsa, sole 24 ore, di Monsignor Gianfranco Ravasi, che è il bibliotecario dell'Ambrosiano. Un articolo. Diventare cardinale, no, posso andare in coscienza. Ah, in coscienza? Lo faccio il cardinale. Ci auguriamo che lo faccia il cardinale. No, probabilmente c'è il consistore ci sarà. L'unico non all'indice nei momenti di Amaduzzi è con Diago. Ma sarà, tranquillizziamoci, messo all'indice anche lui nel 1836. Amaduzzi giunge a Roma a 22 anni, nel 1762, in un momento di particolare crisi della società romana, e soprattutto i contrasti riguardano il rapporto che doveva avere la religione con la politica. Per abbreviare, cito un brano di Mario Rosa che dice che si forma una filosofia cristiana che tende sempre più a formulare ottimisticamente un discorso sociale e religioso a lungo termine. E questo si vede, aggiunge Rosa, proprio in Amaduzzi, nei tre discorsi che Amaduzzi svolge. Il primo, dicevo, riguarda la funzione delle accademie, e Amaduzzi è consapevole che il letterato deve avere una funzione civile, deve svolgere una funzione civile nella società. E Amaduzzi condanna l'affettato e ridicolo ammasso di metafore del seicentismo e dimostra consapevolezza che gli uomini di cultura devono far avanzare l'intelletto, perfezionare i mestieri ed accrescere l'umana felicità. Questi obiettivi, dice Amaduzzi, si possono raggiungere solo se noi abbiamo una buona filosofia e una accurata ragione. E nel secondo discorso, che poi precisa meglio che cosa sono i contorni della filosofia, dono prezioso del cielo, divina ed augusta filosofia, la quale ora, scrive Amaduzzi, siede compagna ai giudici nei tribunali. La filosofia benefica con i suoi lumi, sui mari, sulle campagne, su tutte le attività lavorative, nei fondati, nelle trincee, nei lavori, è diventata già domina, donna e signora dei cuori di tutti, e tutti le rendono onore ed omaggio. A questo punto Amaduzzi deve precisare che cos'è il rapporto tra fede e ragione. Di questo ne parlavo quando presentammo quella edizione anastatica, questo discorso che curavo io per l'Accademia. La ragione insegna a dubitare, però Amaduzzi non accetta l'universale più cartesiano. Insegna a dubitare e assicura, ed è necessaria anche alla religione. Questa è una frase che appariva chiaramente eretica per quei tempi, perché insegna la religione a non divenire assurda e ridicola. Era il momento, e se ne è parlato quando è stato presentato il volume qui fiorentino, la prima giornata amaduziana. La filosofia ci mostra i giusti confini delle divine e delle umane cose, delle soprannaturali e delle naturali. Non è una filosofia astratta, una filosofia che ha abbandonato anzi le parole volanti e le idee aeree, dice Amaduzzi, ha sbandito tutto il meraviglioso, ha tolto i prestigi dell'ignoranza, ha detronizzato la superstizione, ha scoperto le forze della natura, ha spiegato gli arcani e i fenomeni più astruti. È una filosofia che si arbitra dei costumi, delle leggi e della politica, che ha posto in trono l'umanità e la civil tolleranza. Si vede subito il legame che unisce qui la filosofia con la politica. Ha rinforzato il patto sociale, tema predominante nel secolo XVIII, ha abolito i diritti feudali, ha estinto la disonorante servitù, ha minorato le atrocità delle pene e dei supplici,
e poco mancò che non facesse rientrare l'uomo nei suoi primi diritti naturali. Ecco, soltanto quest'ultima frase meriterebbe un'intera conferenza. Accettare il principio dei diritti naturali dell'uomo, ritenerli tramontati per colpa della storia. Questo implicherebbe un discorso sulla filosofia della storia. Bertola scrisse un'opera, La filosofia della storia, che è stata recentemente ripubblicata a Napoli dal professor Romano. Ma rispetto ad Amaduzzi, Bertola ha una immaturità profonda. Amaduzzi è molto più attento studioso della storia ed è molto più filosofo della storia del suo amico Bertola. La filosofia giunge a conoscere nella natura alcuni rapporti fra gli uomini. Da questi rapporti vede derivare doveri, doveri per il popolo e doveri per il principe. Ecco come nasce il rapporto tra filosofia e politica. Noi abbiamo una libertà che dobbiamo riconoscere a tutti, dobbiamo conservare un ordine nella società, la giustizia deve regolare il patto sociale che impegna tutti gli uomini alla pubblica felicità, adempiendo precisi doveri, i quali, scrive Amaduzzi, portano i sacri e preziosi nomi di umanità, di compassione, di beneficenza, di dolcezza, di indulgenza, di tolleranza, di gentilezza. Se noi rispettiamo queste sociali virtù, dice Amaduzzi, noi non abbiamo più il male, i delitti, i vizi, i difetti, era molto ottimista. Amaduzzi tratta poi dei diritti delle genti, diritti delle genti finalizzati a regolare i rapporti internazionali, finanche nelle guerre, per le quali debbono proporsi certi limiti rivolte a temperare l'atrocità delle armi. Verrebbe da soggiungere Dio ci perdoni. Esamina poi il tema della giustizia, tema della politica come qualcosa di vero, il tema della verità, per non farla tanto lunga, è fondamentale nel pensiero di Amaduzzi e nella biografia di Amaduzzi. Lui, in quella rimostranza che scrive nel 1790 per rispondere al ricordato abate Cucagni che gli aveva inviato contro tanti colpi con un suo scritto, lui dice: io sono stato educato alla verità in casa dal mio maestro Piano Blanco e ho adottato come sistema di vita la verità. Ma Amaduzzi sapeva, e lo fa vedere chiaramente, che il mondo è diviso in due categorie, i vinti e i vincitori. Lui appartiene alla categoria dei vinti. Una studiosa ha detto: se fosse stato di carattere diverso avrebbe fatto una magnifica carriera a Roma in Curia. Non ha avuto questo carattere, ha avuto quella che lui reclamava come obbligo morale, la verità e la sincerità. E ha pagato sino in fondo, e credo anche in termini di salute, ha pagato sino in fondo sì, la malvagità che si è riversata continuamente su di lui, ma per fortuna, l'unica fortuna che ha avuto, esisteva questa, scusatemi la parola, questa mafia romagnola a Roma che lo ha salvato, perché lo avrebbero certamente torturato. C'era questa protezione, il Papa Pio VI poi disse: ma sì, questi hanno diritto di pensare. Quando poi tirarono fuori che aveva pubblicato degli scritti Monsignor De Ricci, Pio VI escogitò quel cavillo: sì, ma lui l'ha scritto 3 mesi prima che io mettessi la mia bolla contro il De Ricci. Quindi a Roma hanno fatto di tutto per salvarlo, e meritava per la sua onestà intellettuale. Amaduzzi, e mi avvio alla conclusione, studia le rivoluzioni del suo tempo, quelle che succedono fuori d'Italia e quelle che succedono in Italia. C'è una lettera alla Gregorio Fontana in cui parla della rivoluzione felice che era stata operata nella politica e nelle scienze a Napoli e in Lombardia. E il discorso politico lo conclude nel terzo di questi trattati filosofici, quando lui dice che la politica
oggi ha delle verità che non possono diventare pericolose se rese manifeste. È la sconfessione del machiavellismo. La verità vi fa liberi, dice il Vangelo, e Amaduzzi cerca di trasferire questo principio evangelico sul piano della teoria filosofica e quindi anche sul piano della impostazione politica. Quando Amaduzzi parla di queste verità che nascono dalla ragione, quando Amaduzzi teorizza tutto questo mondo, la filosofia europea però è decisamente cambiata. È già pubblicato il testo di Immanuel Kant, 1781, La critica della ragion pura, con la famosa questione della ragione che doveva erigere un tribunale che le garantisca nelle sue pretese legittime, ma condanni quelle che non hanno fondamento. Amaduzzi ha visto la rivoluzione dilagare, ha sperato che qualcosa di buono potesse nascere, poi è nato Bonaparte, poi è nato il terrore, poi è nato tutto lo scompasso che non stiamo a riassumere per mancanza di tempo, e quindi la storia ha dimostrato veramente che non esistono queste rivoluzioni felici alle quali Amaduzzi, con l'ottimismo della ragione, non con il pessimismo della ragione, ma con l'ottimismo della ragione, in questo caso si deve dire, credeva fermamente. Grazie per l'attenzione. Con questa sua bellissima profilo della Amaduzzi, e per il pensiero così moderno della Amaduzzi, dobbiamo anche dire, soprattutto mi piace questa sua sottolineatura sul carattere franco della Amaduzzi, che certamente in un periodo in cui la franchezza non era sempre apprezzata, gli ha procurato certamente dei fastidi. È stata una bella cosa, io veramente ringrazio il professor Montanari. E dato che ho la parola, prima di dare la parola ad altri e poi anche per la conclusione al professor Foschi, devo dire che questa giornata amaduziana è veramente un fatto importante per la nostra Accademia. Credo che possa già prendere fin d'ora, con poteri dittatoriali, l'impegno di pubblicare un volume riservato soltanto a questa giornata, perché purtroppo il tempo è stato tiranno, noi non abbiamo potuto, tanto i relatori non hanno potuto dire tutto quello che volevano, e penso che se pubblichiamo un volume i relatori possono, dopo che il posto avrà raccomandato loro cosa devono fare per poter fare subito il volume senza incorrere in errori, ecco, credo che i relatori dopo potranno anche completare quello che non hanno detto, in modo che di poter presentare ai nostri soci, al pubblico, agli studiosi, i risultati di questa terza giornata che mi sembra particolarmente interessante, e vorrei anche da voi una conferma con un vostro applauso, se il mio carattere dittatoriale sia confortato dal vasto consenso popolare. Dico bene? Sì, sì. Adesso vorrei innanzitutto, prima di che mi dimentichi, ringraziare anche, perché queste cose poi si fanno sempre delle grandi dimenticanze. Topografo Pazzini, lo so se è qui presente. Non c'è. Sì, c'è. Dove? Non lo vedo. Ah, eccolo là. Bisogna che si metta in piedi, perché io varie volte ho già fatto l'elogio a Pazzini. Alzati in piedi, Pazzini. Sei una gloria romagnola della nostra editoria romagnola, vogliamo vederti. Perché a lui va anche il merito di questo bellissimo volume delle rime che è stato a voi presentato, perché sono stati bravi tutti, ma anche più poco, dalle volte ci mette quello che occorre perché i volumi siano apprezzati. Ecco, adesso do la parola, do la parola alla dottoressa Isabella Amaduzzi,
che è qui presente e che intanto voi la vedete ha una simpatica figura, soltanto questa ce la rende molto gradita. E una discendente diretta di un molto studioso letterato Gian Cristoforo Amaduzzi e una collaboratrice del Centro Studi Amaduziani che già stamattina ha arruolato un centravanti, credo, della squadra che segnerà anche parecchi gol se viene a giocare con noi. Io mi auguro che rivenga a giocare, ecco. E la quale poi Isabella Amaduzzi è la felice interprete della produzione letteraria dell'illustre Avo. A lei la parola. Vorrei dire a te la parola perché la sua età mi permette di darle anche del tu. No, l'esperto ce l'ha fatto. Allora, desidererei intanto ringraziare l'Accademia e tutti i presenti per essere intervenuti a questa giornata, di questo AVO, di cui io sono una bis, in qualche modo bis nipotina, e spero di aver, diciamo, ereditato almeno il carattere, visto quello che hanno detto i qui presenti. Devo anche a nome di un accademico che in questo momento non è presente per impegni di lavoro, sia il professor Antonio Amaduzzi, mi ha dato l'incarico di consegnare al presidente dell'Accademia un diploma che è stato dato al nonno di Antonio Amaduzzi, ossia Luigi Amaduzzi, nel 1899, scusate, con la firma di Giosuè Carducci, che allora era il presidente dell'Accademia. Ci vediamo alla questo è il diploma che io ringrazio Silvino per questo bellissimo regalo, perché lui conserverebbe veramente in modo geloso, perché tra l'altro riproduce il diploma che è sempre uguale come tipograficamente, però di veramente importanti qui c'è la firma di Giosuè Carducci, che è stato il presidente di questa accademia, che è la presidenza perpetua, quindi è un dono che noi accettiamo con grande gioia e che conserveremo in modo degno. Vado per avanti. Allora vado perché sennò poi mi bacchettano velocissimo, parlare velocissimo, sennò mi metto ansia. Allora, da parte mia non avevo il diploma con Giosuè Carducci, però avevo anche qualcosa da dare, ossia durante la preparazione di un convegno che c'è stato a Pistoia nell'ottobre del 2000 in occasione del centenario della morte di Corilla Olimpica, qui rappresenta la professoressa Cantarutti, cioè, è stato un parto molto difficile questi atti del convegno perché sono usciti solo adesso. Insomma, avevo trovato una medaglia che è stata fatta nel 1761 da un medagliista fiorentino, tale Giovanni Zenobio Weber, che ho pensato di donare all'Accademia. E ovviamente il collegamento è abbastanza indiretto perché Corilla Olimpica e la Amaduzzi hanno avuto un ricco carteggio ovviamente non è un carteggio di estremo interesse, che è stato dedicato un intero volume abbiamo preparato una sorta di scheda che, se volete, quindi fotocopia su questa moneta ed è abbastanza interessante soprattutto perché... E la cosa che probabilmente può interessare è che per comprendere questa medaglia, che non è proprio facilissima, perché su un verso ovviamente c'è Corilla Olimpica incoronata, dall'altro lato c'è una rappresentazione piuttosto enigmatica, e in aiuto ci viene in questo caso Bodoni, perché pubblica negli atti dell'incoronazione un sonetto di uno sconosciuto che spiega il perché in qualche modo di questa bizzarra rappresentazione, che vede un gruppo di indigeni scagliare dei dardi contro il sole nascente, che in questo caso era la Corilla. Comunque, visto che i tempi sono strettissimi, che mi pare interessante la discussione, più la discussione intorno agli interventi che ci sono stati oggi, che sono appunto concentrati intorno alla Amaduzzi e a questi vari rappresentanti del Settecento,
Vorrei semplicemente rinnovare appunto il ringraziamento anche in particolare, oltre a tutti i vari membri dell'Accademia, in particolare al professor Montanari, che è stato in sostanza il tramite, il primo tramite che ho avuto su questo centro amatuziano via internet, e l'ho trovato forse presa da un po' una veste egocentrica. Ho guardato Amaduzzi su internet per vedere cosa c'era e ho trovato questo centro amatuziano, quindi colta ancora dall'ulteriore egocentrismo, mi sono collegata e ho chiesto. Quindi vi ringrazio tutti e lascio al dibattito, che sennò perdiamo tempo in questa cosa. Quindi lascio. Vi ringrazio anche per questo dono e volevo anche leggere la lettera che il signor Antonio Amaduzzi ha mandato come accompagnamento del quadro che ci è stato dato prima, e dice: gentile Presidente, purtroppo i miei pressanti impegni di preside della facoltà di economia non mi permettono di essere presente alla giornata di studio amaduziano, e ciò mi spiace veramente. Io sono molto affezionato a Sevignano e all'Accademia da lei presieduta. In segno di stima ed affetto mi permetto di inviare, attraverso la gentilezza di mio cugino Arrigo Amaduzzi, il diploma che l'Accademia rilasciò a mio nonno Luigi nel 1899 con la firma dell'allora presidente Giosuè Carducci. Spero che sarà custodito e salvaguardato nel tempo, come io lo salvaguardai e custodì recuperandolo dalle macerie della casa di Savignano. La prego di estendere i saluti a tutti, il suo Antonio Amato. Benissimo, allora, ecco, adesso diamo la parola al professor Sergio Foschi. Noi siamo un po' carenti, è il fatto di autoparlanti. In ogni caso, volevo ricordare ai relatori l'impegno che il centro si è assunto, come in passato anche in questa occasione, della stampa degli articoli che loro, delle relazioni dei relativi articoli che loro perfezioneranno nel modo che troveranno opportuno. E per questo il tempo è abbastanza lungo, perché come il Presidente ha accennato all'inizio, abbiamo già l'opera del carteggio Ferri Amaduzzi, che il nostro compianto dottor Donati aveva già realizzato, e voglio spendere una parola semplice ma anche però sentita su questo nostro caro amico bibliotecario della nostra Accademia, segretario del Centro Amaduziano, che ha avuto il merito di tradurre in termine direi molto assiduo questo che era una sua curiosità, perché lui viveva una vita proprio di biblioteca quotidiana e di conoscenza dei carteggi più diversi, e imbattutisi in quelli della Amaduzzi lui non ci ha visto più. Ecco, questa è la parola proprio che lo contraddistingue, perché la sua passione è ineguagliabile. Ecco, lui ci ha tramandato questi carteggi, naturalmente realizzati e da lui interpretati, e l'ultimo della serie è proprio quello fra Ferri e Amaduzzi, che costituirà una parte consistente, perché credo che sia più di un centinaio di lettere. Questo Amaduzzi
non so come facesse, io penso alle, vorrei dire, decine di migliaia di persone. Un uomo che ha campato 52 anni, che ha viaggiato quant'altro, proprio in maniera incredibile, in lungo e in largo, in tutta l'Europa, che scriveva lettere in continuità, io penso che anche la notte, e allora bisogna pensare che scriveva la lettera a notte, si scrivevano alla luce di una candela, di un lumicino, cose, quindi di una capacità produttiva in questo senso della sua, delle sue lettere, e non solo di quelle, perché ovviamente oggi nel volume troverete anche parte della sua produzione in rime e soprattutto nella sua collaborazione con le Venerdi. Ecco, io quindi pubblicheremo questo assieme alle relazioni che potranno esserci consegnate nel tempo. Ecco, io ho detto già in una lettera che ho inviato ai relatori ci sono 6 mesi di tempo. Questo perché i 6 mesi si portano all'autunno e noi dobbiamo essere pronti per la stampa per l'inizio del prossimo anno, e vogliamo per il prossimo anno realizzarle nella forma più corretta possibile. Sottolineo che queste relazioni devono essere trasmesse in dischetti, oggi non si può più accettare una relazione di fuori di dischetti, penso che anche tu ancora sia d'accordo, che anche via email si possono spedire. Sì, via email, noi recettiamo tutte via email. Ecco, raccomando ovviamente la correttezza per evitare i refusi successivi che per i tipografi sono sempre, e anche per noi che dobbiamo correggere, sono sempre molto laboriosi. Ecco, volevo però anche rispetto al mio presidente, che allora mi chiama di grano e mi cita in questi termini, perché lo sono, lui dice che lo sono, ma in effetti, ecco, io penso che in definitiva lasciare il tempo dopo 4 relazioni anche per certe riflessioni come quella che facciamo sia molte volte più importante delle relazioni stesse. Grazie. Allora, apro la discussione chi chiede la parola. Pregherei che la parola fosse fatta sotto forma di domanda più che di. Sì, non so se è credente. Posso parlare di qui? No, venga qua. No, ci faccio vedere. Sì. Una domanda semplicissima. Io mi occupo di maiolica, come credo sappiano tutti, e c'è un rapporto, mi sembra abbastanza preciso, fra Gian Battista Passeri e il nostro Amaduzzi. Allora chiedevo a lei se ci sono delle lettere, se ci sono delle lettere fra il Passeri e l'Amaduzzi, anche il Vaticano. Dunque, non ho letto tutti gli autori, non mi risulta attualmente lettere del Passeri, della Maduzzi al Passeri, sì, o del Passeri alla Maduzzi, perché il Passeri è stato poi il primo che ha impostato un discorso storico e filologico sulla storia della maiolica, perché mi occupo di cose. Di che periodo dovrebbero essere queste lettere, più o meno? E qual è il periodo, secondo lei, storico in cui la Maduzzi sarebbe potuto, ma lei risulta che la Maduzzi avesse contatti con Passeri? Qui ci sono delle lettere. Di che anni? Qui ci sono delle lettere che ho consultato. Ma quando lui stava. C'era un opuscolo, si è dedicato a Passeri. Ma quando lui stava a Roma o prima di fine del 62? Ecco, questo io non lo so. Ecco, infatti le domandavo se lei aveva. Oppure le, non so, le passo. Questa indicazione, ecco, se per caso dovesse trovare lo dice, e poi magari vediamo di lavorare. D'accordo, grazie. Grazie. Altri chiedono la parola? Credo che ci fosse. Io volevo sentire la fine della relazione, diciamo, se possiamo riprendere questa cosa, perché è molto incuriosita, se poi diciamo. Io con questo avevamo dato una. Vuoi insistere sulla tua colpa? No, prego. Vabbè, tra le varie cose saltate,
C'era da un lato la discussione che si apriva con l'intervento di vari eruditi, anche romani, sulla epigrafe accompagnatoria, che noi non conosciamo perché i restauri ottocenteschi hanno ricostruito un romanico che non c'era ma hanno distrutto il Settecento che c'era, e la conosciamo soltanto per la voce del Cinque. Poi c'era anche da dire, così come conclusione, dico sempre da un punto di vista, proprio per concludere nell'ambito del Cile, che era quello che mi viene a fare oggi, che la colpa di questa sistemazione di Slanca delle lapidi non era di Gozzolini, ma mutatis mutandis del Comune di Bologna, il quale oggi tira fuori dalle chiese le sculture originali per metterle allo smoglio. All'epoca aveva ricevuto da Gozzolini già 3 reperti epigrafici per il lapidario e li aveva imbucati da qualche parte, non si sapeva bene dove. Allora è chiaro che a questo punto, quando si hanno dovuto sistemare le lapidi, hanno pensato, se non altro, magari all'acqua, ma di mostrarle. Ecco, quanto ai rapporti con Amaduzzi, io pensavo che il fatto di avere richiamato all'inizio Giovanni Gaetano Bruttari, che con Amaduzzi ha continui commerci ed è compagno di Fede Jansenista, il fatto di avere richiamato Giovanni Ludovico Bianconi, adesso non c'è il tempo di tirare fuori perché viene nominato in questo carteggio. Giovanni Ludovico Bianconi è quello che fonda le Effemeridi Letterarie di Roma, l'antologia romana, su cui Amaduzzi contribuisce con regolarità. E tu una volta mi riproverai per aver attribuito a Giovanni Ludovico Bianconi un pezzo che invece era dell'Amaduzzi. Beh, non sono stata io, era Giovanni Fantuzzi nelle Notizie degli Scrittori Bolognesi. Io approfitto di questo piccolo spazio che su richiesta della professoressa Cantaluti è sortito, perché io sono dispiaciuto che qualche mia direi sollecitazione nei riguardi della professoressa Perini sia stato interpretato come una diminuzione di quanto lei stava dicendo. Il tempo non era solo il tempo, era legato al fatto, e me lo consenta in questo momento di esprimerlo, e le chiedo scusa se da parte sua c'è risentimento, ma ho il piacere che lei sappia che io volevo che lei, nei tempi che svolgevano, riuscisse a concludere questa parte. Questo è stato il mio più grande desiderio. Penso che questo si possa considerare concluso, anche questo piccolo dibattito. Ampiamente perdonato. Altri chiedono la parola, professoressa, mi vuol dire qualcosa? Se no procediamo. Questo sarebbe importante perché proprio si ricollega a questo desiderio espresso dal relatore Bonacore, dire che la giovane dottoressa Necchi ha appena pubblicato un carteggio importante, quello tra Bodoni e Amaduzzi. Ecco, penso che sia importante proprio. Dove è stato pubblicato? Sul bollettino del Museo Bodoniano di Parma. No, c'è collezione nazionale, sì, si sì, può è distribuito dal Museo Bodoniano. Se potesse avere una copia anche personale sarebbe. Appunto questo è il punto, la distribuzione avverrà molto lentamente, anch'io aspetto questo volume, ma volevo dire che c'è una corrispondenza molto precisa tra questa edizione e quella che spero che verrà fatta, ovvero Bodoni Amaduzzi, speriamo. A me è una curiosità solamente di grafica che credo di dover coinvolgere la professoressa Donati, quell'espressione di quel Nerone, ma che cos'è in realtà? Ecco, perché parlo di un coavito, se puoi dirci una cosa, perché non so, Liberto, chi era quel Liberto? No, 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 sì. È una vecchia questione. No, prendi. È una vecchia questione,
Giovanna Perini probabilmente, cioè senz'altro sa tutto, è un prefetto dell'imperatore Duoviro, infatti si vedeva bene, prefetto municipale, infatti si vedeva, questo spiega il genitivo, no? Questo spiega il genitivo, si vedeva bene per chi conosce l'iscrizione, si vedevano bene le due aste del Duovirato dopo il nome del Se mi permettete, mi associo alla proposta del professor Bonocore relativa alla pubblicazione di carteggi. Molte persone qui presenti, anche la dottoressa De Bianco, la dottoressa Borghiana, con la quale tantissime volte abbiamo parlato di queste cose, sanno che quando io proposi Tempolibus Illis la creazione di questo centro amaduziano, c'era nella mia proposta anche l'intenzione di fare una specie di scusatemi il termine molto semplice, di censimento, cioè un notiziario bibliografico. E ribadisco questa proposta oggi, nel senso che come casualmente siamo venuti a sapere che la gentile collega ha pubblicato un saggio su Amaduzzi Bodomi, queste notizie vanno fatte circolare. E si possono far circolare soltanto in due modi, con un appendice se avete un attimo di pazienza senza fare tiritiera avanti indietro perché perdo il filo, io sono vecchio, ce l'ho il regale, perdo il filo con questo giramento anteriore. Sì, scusate, abbiate compiacenza delle mie ingegne. La pubblicazione, dicevo, di queste notizie può venire solo in due modi. Una volta si diceva in un modo solo, cioè con la stampa. Allora, con la stampa noi potremmo fare, noi, scusate questo pluralis maiestatis che non c'entra niente perché io nel centro notiziano non ci sono ora, il comitato potrebbe fare un appendice di bibliografia con delle schede come tutti i centri studi fanno, dove si recensiscono le pubblicazioni che sono relative, quindi non soltanto gli studi, le comunicazioni, eccetera, proprio una sezione di schede bibliografiche con il materiale che esce del quale si ha notizia, perché anni fa il Presidente Capelli mi aveva fatto preparare una scheda che poi dopo non è stata realizzata, una scheda da consegnare agli studiosi che venivano a consultare qui la biblioteca, in cui si chiedeva la dichiarazione di intenti, sì, per quale motivo studiavano queste cose, si chiedeva il favore di comunicare gli estremi precisi della pubblicazione e anche di inviare il materiale una volta pubblicato. Quindi questo censimento dovrebbe essere fatto nella pubblicazione della collana amaduziana in calce per favorire gli studi, perché il materiale nostro, dicevamo prima, il materiale su Amaduzzi, non c'è qui in Romagna. Io anzi voglio pubblicamente ringraziare la gentilissima Isabella che mi ha procurato del materiale irreperibile qui, con moltissime fotocopie che ritornano utili per questo lavoro di stamattina. L'altra via è una via nuova e non so per quale motivo non possiamo seguire anche le vie nuove, cioè tutto il materiale che viene pubblicato dovrebbe essere anche inserito su internet, perché in questa maniera si rende accessibile a tutti l'utilizzazione di cose interessantissime,
delle tre cose interessantissime che abbiamo sentito. Esiste il sito dell'Accademia, io le cose mie le ho sempre pubblicate per conto mio, però le altre devono essere pubblicate. E guardate che c'è gente che contatta da tutto il mondo per avere informazioni, eccetera. Io mi trovo anche con gli studi romagnoli che sono in tremendo ritardo, sono stato contattato da Bruxelles, ma dato in anticipo la relazione uno che studia la storia dei castrati, c'è un accenno in una pubblicazione. Ecco, quindi mi associo e faccio questa proposta, che il comitato pubblichi ogni anno, ripeto, schede bibliografiche. Ovviamente bisogna instaurare una rete di corrispondenze che era la stessa rete alla quale io avevo pensato nella mia proposta di istituzione del Centro di Studi Amatuziani, con contatti fervidi con tutte le università, perché se noi non contattiamo le università e i docenti siamo sempre sul punto di partenza. Grazie. Quello che ha detto il professor Tanale è molto interessante, noi ne terremo conto, ovviamente. Qualcosa è già stato fatto, bisogna fare ancora molto. Tutto questo poi è legato purtroppo sempre a quello che con demagogia si chiama il denaro, e che purtroppo è una realtà. Comunque cercheremo di fare quello che è possibile, perché effettivamente questa grande figura va ancora fatto conoscere e valorizzato. Io chiuderei la giornata, che mi sembra sia stata molto interessante, anche se molto lunga. Prima però che noi tutti ci lasciamo, nella speranza di vederci prestissimo, vorrei consegnare ai nostri relatori il segno della nostra riconoscenza, modesta ma sincera, ecco. E vorremmo dare a loro un pacco di libri dove ci sono tutti i volumi del pubblicato del Centro Mozzano, della collana, più quello delle linee, e una guida della nostra accademia. Alla professoressa gli abbiamo già dati, alla professoressa gliela consegna il professor Polchi, a lei glielo consegno io, è Montanari, idealmente di Dolomani, quindi lo consegno anche lui, e poi c'è per la simpaticissima signoria Amatuzzi. Grazie di nuovo a tutti, arrivederci.